Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E benvenuti in un nuovo video test bench. Esatto ragazzi, oggi facciamo un video su quella che è la più potente bench test che abbiamo creato. Definitiva, in particolare con un brand come, diciamo, rappresentante, bandiera. Perché è una test bench sì, ma ovviamente X570, quindi Ryzen AMD. Questo perché le due GPU più potenti che utilizziamo sono Nvidia e quindi giustamente dobbiamo mettere nelle bench le AMD. Perché sanno tutti che le Nvidia vanno meglio con i Ryzen. Non è vero. Ovviamente sto scherzando. Tra l'altro vorrei far notare a AMD, che sicuramente ci seguirà, che il pugno di Lisa ha subito un torto. Non so come questo sia successo, ma troverò chi è stato e lo punirò. Checkmate. Questa che vedete qui in tutto il suo splendore è la bench test che avete già conosciuto in passato, quella verticale che vi abbiamo fatto vedere qualche video fa. Se non l'avete vista, ve la lasciamo qua su nelle schede, il video originale, ed è cambiata quasi tutta rispetto a quella che avete visto l'altra volta, se non praticamente tutta, cioè proprio ci sarà un pezzo che è lo stesso, che è l'alimentatore. Innanzitutto partiamo dal processore, che è il mio vecchio Ryzen 9 3900X. Montato, chiaramente, in questo caso il Ryzen 9 3900X non è una novità, nel senso che sapevate già che l'avevamo in ballo, sapevate già che l'avevamo montato sui nostri PC, quindi non stiamo qui a parlarvi del 3900X, anche perché è uscito ormai da un po'. Montato su una vera novità, che è la creation di MSI X570, che avete già visto su Instagram, e se non l'avete vista vuol dire che non ci seguite su Instagram, quindi seguiteci su Instagram. Ragazzi, questa scheda madre qua è una bomba assoluta. Senti, costa un botto perché costa tanto, però ha veramente una quantità di roba senza senso. Innanzitutto su alcune cose è anche meglio della mia, che è la Godlike. Senza su alcune cose, su tutto. No, beh, su tutto no. Però questa è veramente una gran bella scheda. Ovviamente ha una quantità di roba infinita. Ad esempio ha 14 porte USB. Cioè, 14. Allora, fate conto che cosa ci mettete voi come USB? Una pennetta io per ne ho leggere? Un botto. Per leggere io devo dire che ne ho un botto. Più RGB hai in casa e più USB devi usare. Ho dovuto prendere una dock a parte, infatti mi avrebbe fatto comodo. È vero. Dammelo, ti do la Godlike. In genere, cosa me ne faccio la Godlike? E poi dobbiamo smontarle, rimontarle, rimurtacce. No, in generale non sono solo le porte che caratterizzano questa creation, che come da nome chiaramente non è una scheda da gaming. Come se la scheda da gaming ci fossero e avessero senso. No, te sei innamorato solo del connettore a 90 gradi, dai, dillo. Siamo impazziti, è fighissimo. Dillo che... Definitivamente, va bene tutto però. Ve lo faccio vedere anche nelle riprese, però lo vedete l'alimentazione della scheda madre? È a 90 gradi. Che è un po' la posizione che piace mettere anche noi per certe cose. Questa non è l'unica caratteristica, perché il connettore a 90 gradi chiaramente serve anche per ottimizzare la forma, perché è una scheda, come vedete, più ampia del normale, non è uno standard ATX. Esatto, una scheda EATX ancora più grande, e ricordatevi che big motherboard, small PP. Infatti è la sua. Come detto, appunto, è gigantesca, è giganterrima, ha una marea di porte, ovviamente dedicata più ai creator che ai videogiocatori, in questo senso. Ha anche l'Ethernet a 10 gigabit, tanta roba. Rispetto alla mia non ha l'uscita jack a 6,3, ha una parte audio meno spinta, meno potente, però è una gran bella scheda questa. Sì. Anche come dissipazione siamo veramente a buoni livelli. La ventola non va praticamente mai. Fate conto che la dimensione della scheda è anche più grande, perché il dissipatore sia di VRM sia di tutto il blocco della scheda in generale ha, a parte il fatto che è più largo del normale, lo vedete qua, e so che ti è spostato addirittura più in là per far spazio a un dissipatore ancora più grande, ma poi ha la heat pipe che parte da qua e fa tutto il giro della scheda fino ad arrivare a giù, che ha un altro dissipatore che vi farò vedere meglio anche nelle è imprese. Abnorme anche quello. Ha anche una quantità di porte M2 NVMe abbastanza impressionante, ok? Che è il PCI Express 4.0, però cosa ci vuoi mettere un esercito di M2? Te la forniscono anche con uno slot di espansione PCI attaccabile. Esatto, esatto. Non so cosa dovete farci, facciamo un server con M2 attaccati a go-go. È una scheda
al top della gamma, chiaramente. La pagate tanto ed è al top della gamma ed è da abbinare ovviamente a dei processori di un certo livello. Non prendete questa se volete mettervi un Ryzen 3 3200G. Ma anche il Ryzen 7, non prendete questa con un Ryzen 7. Se dovete abbinare un Ryzen 9 va benissimo, ma Ryzen già più sotto, cioè, no. Evitate, prendete qualcos'altro. Oltre a questo, sul banchetto è montato, come abbiamo detto, il 3009. Poi il pugno di Lisa, la RX 5700 XT originale. Ormai non si chiama più 5600 XT, si chiama proprio pugno di Lisa. Chi di voi la chiama 5700 XT? Io. Noob. Al momento è il PC che a tutti gli effetti sto utilizzando per lavorare, ma non vedete più la mia super. Perché è da un'altra parte. Perché e altrove. Ve lo spoilereremo fra poco. Cioè, non adesso, nei prossimi video. Prossimo futuro. Quindi abbiamo messo questa e ci sono sempre montati su 32 giga che sono imprescindibili in questo caso se volete utilizzare Adobe Premiere. Beh, noi facciamo montaggio certo 4K livello. Comunque qua su due livelli con due camere risulta impegnativo, per cui sotto i 32 no. Esatto. E dimmi, quanto cazzo di hard disk ci hai messo su? Perché 82 giga, ti sei fatto un mini server. La cosa divertente di questo banchetto, divertente e snervante allo stesso punto, allo stesso modo, è che ci puoi fare su quel cazzo che ti pare. Cioè, sui banchetti di solito ci sono già i posti preimpostati, che dove devi mettere cose noioso, insomma. Invece quando puoi fare le cose a liana, buttate lì, mi sono incastrato, buttate lì a caso, tipo con i dischi qua accroccati su, montati su un po' a caso. Quanti cazzo di dischi c'è su? Sono i dischi che uso per lavorare, quindi sono due da 2 tera. C'è tutta la Prodigy History qua dentro. Esatto, cioè, c'è tutta la Prodigy History qua e non solo, vabbè, in generale. Non ce l'hai sul NAS anche? È vero che è grande, ma non ci sta così tanta roba. Ma in generale anche montare questo è stato divertente, perché come vedi non è che c'è proprio uno slot fatto apposta. Ah, è tutto accrocchiato. È tutto accrocchiato sopra. Questo in particolare... Certo che il dissipatore era un po' insulso. Infatti, questo in particolare... Con tutti i soldi che c'hai, cazzo. Prima c'era lo stock, quindi fai tu. Ah, beh. Questo in particolare è l'M22 NZXT che ho recuperato per altri scopi, ma alla fine è finito su questa bench. Ma non avevi uno a 240 da buttarci dentro? Sì, il problema è che è vero che ci puoi giocare con sto banchetto, ma non esagerare. Fino a un certo punto. Dici che poi prende... E burla giù. No, il problema principale è che la scheda è più larga delle ATX, quindi arriva al limite del banchetto. E di solito il banchetto ha un adattatore per attaccare le ventole e anche un radiatore da 240. E non ci sta da mettere. No. Okay. Se vuoi collegarci l'alimentazione alle porte SATA, no. E dietro non puoi metterlo questo adattatore, dall'altra parte. È un po' complicato, perché ci sono tutti i cavi. Non ce la fai. È un po' complicato. Non sì. Puoi metterlo qua in orizzontale, il banchetto, cioè attaccare qua il profilato e metterlo il 240 posso qui. Posso provare. Fatemelo sapere nei commenti. Volete che provo a mettere un 240 qui? Fa veramente ridere questo dissipatore, sinceramente. Cioè, l'ho ti presto il mio NHD15 in versione Black Edition. Ma no, ma per carità il D15, che giganto galattico. Quasi quasi io il D15 me lo metto nella mia configurazione e tolgo il liquido a 360. Bello bello. Oppure la 500 di Corsair. Oppure okay. L'Assassin 3 di Cool. O l'Assassin 3, sì. Vabbè, ma è più nuovo il Corsair, quindi... Abbinato a questo, essendo la configurazione principale e bench test, c'è anche un SSD che è nascosto da 1 tera, oltre ai due dischi da 2 tera e al disco NVMe che c'è ma sopra. Ma c'hai 6 tera su sto robo? Esatto. No, di più. Di più, 7 tera? Sì, o 6 e mezzo o 7 in generale. Piccola bench test, piccola. Su, ma fatti sto cazzo di NAS. Lo farò in generale. Però ovviamente il tera e mezzo o 2 tera di hard disk che c'è su è quello per i giochi. Perché chiaramente rimane un banchetto di test. Esatto, quindi abbiamo su tutti e due abbiamo su tutti i giochi e infatti ogni tanto noi, io non ho messo l'identificazione perché ho messo tutti i launcher dei videogiochi con l'avvio automatico. Parte in automatico. Io quindi ogni tanto arrivo a casa, accendo il PC, parte giù in automatico, aggiorno tutti i giochi e poi lo spengo tipo 3 ore dopo a cazzo o anche il mattino dopo perché c'ha lì 32 milioni di giga da scaricare. E questa è la bomba di banchetto che vi lasciamo ovviamente qua sotto in descrizione. Questo comunque è un PC, sarebbe un PC niente male, ovviamente è un po' sbilanciato perché sono 1000 euro tra scheda madre e processore e una GPU che adesso si trova sotto i 400 euro quasi quella, quindi ovviamente andrebbe... Abbinato almeno a una 2080 super minimo. Oltre al fatto che ci sono tipo 350 euro di storage. Vabbè, quello è un altro discorso.
big navi in futuro. Comunque ovviamente non è una configurazione da fare a 1-1, è una bench test con quello che abbiamo. Ovviamente però minchia, è già un bel... è il prodotto MD definitivo in questo momento, dai. Esatto. Per darvi un'idea di quelle che sono le potenzialità di una configurazione del genere, nel caso siate psicopatici a tal punto da farvela identica, vi stiamo lasciando qualche test sia in ambito professionale sia in ambito videogiochi per farvi capire un po' appunto come funziona un banchetto del genere, abbinati anche a dei test di temperatura per farvi capire le potenzialità anche qui della scheda madre e di tutto l'impianto di dissipazione. Hai mai pensato di fare un test di quanto riser della GPU ti fa perdere di percentuale? Secondo me uno 0 qualcosa per cento lo perdi. Anche secondo me, e se volete un video lo stiamo già pensando. Ah, davvero? Io non ne sono a conoscenza. Big brain. Ragazzi, per cui fateci sapere cosa ne pensate qua sotto. Se volete altri video su questi bench test, perché ormai abbiamo raggiunto il numero di 7, per farvi capire, abbiamo superato le bench che ha Toms. Ma anche se non ce lo... è un'azienda specializzata. Anche se non ce lo chiedete, arriveranno altri video su configurazioni che abbiamo in ballo da fare, quindi non vi preoccupate. Fateci sapere tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Non dimenticate Instagram, Telegram, sia quello delle offerte sia quello della discussione. E noi ci vediamo, come al solito. Alla prossima, ragazzi!